Ciao a tutti ragazzi, sono io, JB Scorpio, e quest'oggi vi propongo in anteprima la beta di Final Fantasy XIV. Essendo scelto come beta tester, diciamo che mi sono iscritto, posso provare questo gioco in anteprima e quindi è un grande onore. Quindi passiamo, diciamo, subito a vedere il gioco, create a new character. Mi sono dimenticato di dirvi Shamile a tutti. Comunque, creiamo questo nuovo personaggio. Vediamo le possibilità. Sto registrando con il mio nuovo Avermedia Nightmare Game HD, di cui farò una recensione e un unboxing, e vi spiegherò le difficoltà per attaccarlo insieme a una cuffia USB. Comunque, vediamo che dice, tutto in inglese quindi capisco ben poco. In questo caso, Race penso sia la razza. Oh, che tochino! L'Alafel. Diciamo che sono quelli di Final Fantasy 9, se non mi ricordo male. Questi con le orecchie. Rohegadin. Ragazzi, quale scelgo? Uno normale, ne scelgo uno strano. Che avanti è questo? Vediamo intanto, diciamo, che armi usano secondo voi. Tutte in inglese. Ragazzi, andiamo un po'. Questo sembra un elfo, quindi penso sia la magia. Proviamo. Questo qui. Questa posizione che si muove è Jobs. Che significa questo? Ah, questo è svestito, va bene. Ah, che bellino! Possiamo scegliere anche il luogo. Va bene questo. Adesso va bene. Scegliamo il clan. Diciamo che purtroppo l'inglese capisco ben poco. Proviamo questo brutto, vediamo come va. Vediamo femmina com'è. Ah, poche tette. Vabbè, poche tette quindi niente. Ah, qui tutti i colori, vabbè ragazzi, se no ci perdiamo da casa. Dico, è la prima volta che gioco anch'io, quindi. No, orecchie enormi, che è meglio. Comunque, andiamo subito avanti. Quando è nato il mio personaggio? Questa quasi fa più difficile non sapendo l'inglese. E vabbè, comunque non avendo il tempo di tradurre, vuol dire proprio che so. Io sceglierei la prima, per non saper né leggere né scrivere. Proviamo. Penso sto facendo tantissime cazzate. Ah, questa è la classe. Tantissime cazzate. Ah, vedete, devo scegliere solo per lui queste qui. Quindi, sì, infatti, è un mago. Vabbè. Malboro. Sigaretta, che cazzo è il mondo? Il mondo è Malboro. Ah, è Malboro dei mostri di... No, 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 Malboro no. Beh, molto sì. Deficit del medio carattere JB Scorpio, naturalmente. Surname, aspettate, surname Gargolla, va benissimo. Sì, va benissimo, basta che ci sbrighiamo. Vediamo quanto è che sto registrando, non ho idea. Vediamo allora cosa, ragazzi, come si comporta questo gioco che è ancora in fase beta, visto che, non so se voi tutti lo sapete, era uscito un annetto fa, l'hanno ritirato comunque perché faceva troppo pena, quindi detto molto finemente. Naturalmente la schermata, vedete, è del mio computer, posso registrarlo solo così perché non c'è schermo intero.
Allora, is the Scarf, the Calamity Room. Vabbè, sono i soliti, diciamo, i video iniziali di Final Fantasy. Comunque, vedete, questi posti sono appunto caratteristici di Final Fantasy. Non so se voi avete giocato i vecchi giochi. Io ricordo benissimo che ho cominciato dal 7 e non ho più finito fino al 12, che mi è piaciuto poco. Comunque sembra essere ambientato in un mondo simile a Final Fantasy 9 o al 12, un po' tutte e due. Sì, è un po' ambientato tipo Final Fantasy 1 fatto da GameCube, in questo momento non mi viene in mente il nome. Poi Highlight Lad. Cazzo sta dicendo? Ma perché non so l'inglese? Perché? You had mine, you sleep as sweet in pace the cities. Ragazzi, non si può saltare. No, ci dobbiamo sopportare tutto il testo. Qui non capisco niente, siamo nel 2013, non so l'inglese, scusate. Redmond, the name as Pedrin me trade. As vabbè, self, usual garments. È un'avventura, ecco, no, solite cazzate. I personaggi sono senza voce. Come comunque i vecchi Final Fantasy, ricordo che. Beh, le prime voci di Final Fantasy sono venute con il 10. Prima nessun personaggio aveva la voce, nonostante tutto erano molto carismatici, soprattutto Squall di Final Fantasy 8, che è il mio Final Fantasy preferito. Ragazzi, non so se interrompere e magari riprendere quando c'è un po' di gameplay, anche perché non so più che dire. Dunque, interrompo un attimo e riprendo prestissimo. Ah, ragazzi, siamo tornati finalmente in gaming, finalmente, e qui mi dà finalmente, cioè finalmente di nuovo, comunque ho la possibilità di scegliere di usare anche il pad. Va bene. Offre queste, vediamo che queste mi offre. Ragazzi, forse il video sarà diviso in due parti perché è molto molto lungo. Recognize l'avventura in the City States of Guinara, if you must fear to register yourself. Va bene, accetto. Di registrare la mia cosa. Se è ovviamente bloccato non posso. Nel senso che non posso fare delle modifiche alle impostazioni, visto che una beta rimane così. Forse non vi ho detto, comunque, perché pensavo che voi lo sapeste, questo è. Comunque si vede un RPG online. Before you rush, visit post every second season of work. I just... Speak to mortar. Devo parlare. Questo accetto. Sì. Vediamo. Vabbè, anzi, penso di aver capito. Graficamente è molto molto piacevole. Ho perso un po'. Ecco. Allora, se non ho capito, devo parlare con lei. C'è anche la freccetta che mi dice. Vediamo che mi dice lei. Comunque il gioco non è molto pesante, però è una beta, non so come sarà la versione finale. Naturalmente questa è la versione per PC, non. A volte mi dimentico di dire le cose, vero?
Mica non ho letto neanche che diceva. Comunque, la materia ambizione dei guild. Ragazzi, dubito in questo video di vedere qualche combattimento. Forse in qualcuno più avanti. Valiant Adventurers such as yourself called to the match to aid us in our studios and FDs. Praticamente dicono che io sono un eroe, ma cioè dovrei essere un eroe. Per la gilda. Sì. Va bene. Ok, ma non piacciono a volte i giochi di ruolo online perché ti succhiano via la vita. Che uno inizia a giocarsi e non la finisce più. Non sono il tipo e quindi non piacciono. Questi sono... non ho capito chi sono questi. Of course not, bravo, bravo. Boh. Se lo dici tu. Perché non so l'inglese? Comunque, vediamo cos'è la prossima quest. Posso far vedere qualche parte interessante. Comunque veramente i personaggi sono caratterizzati molto molto bene. Su questo i Final Fantasy non hanno mai deluso. Peccato il gameplay degli ultimi. Ho completato la quest. Molto semplice, diciamo, visto che è la prima. L'importante questo è storia. Vabbè. Devo accettare una patente. Mi dice... Vediamo. Accettiamo un'altra questa da lei. Andare al vecchio quartiere commerciale per fare che? Mi bruciano pure gli occhi. Sì, accettavo la quest senza sapere che cazzo fosse. Comunque. Vediamo. Micro menu. Micro menu. Va bene. Ma qui siamo tutti quelli in gioco, minchia. Ragazzi, se ho capito, questa è la mappa. Io sono quel puntino giallo. E devo andare a accettare una quest più là. Da quell'uomo, quella donna, Bernadette. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, per i prossimi approfondimenti ci vedremo più là, cercherò di farvi vedere qualche parte, qualche, diciamo, qualcosa di più importante, o di più divertente, meno noioso, qualche battaglia, quindi giocherò un po' da solo e vediamo dove arrivo. Mi raccomando, questa è in esclusiva, è la testa della beta, grazie di tutto. Supportatemi con iscrizioni e pollici in su. Grazie di tutto, ciao a tutti, James Scorpio.